Per correre occorrono delle buone gambe, ma anche delle ottime scarpe. E la Goba è l'azienda dove potrai trovare tutto ciò che ti serve per soddisfare le tue esigenze. Running, atletica, calcio, calcetto, padel, tennis, volley. Giancarlo ti aspetta a Monte Cassiano o nei vari appuntamenti budistici marchigiani. La Colle Marathon vi attende. Questo era lo slogan che gli organizzatori hanno messo in campo per questa 20ª edizione, che, come di consueto, come sapete, parte da Barchi, passa per Mondavi, Orciano, San Giorgio, Piaggi, Cerasa, San Costanzo con l'arrivo a Fano. Qua intanto, prima della manifestazione, un buon caffè ci sta bene ed anche Elio Severini, che è il titolare della Ron Caffè, è qui per correre questa maratona, la sua prima esperienza in questa maratona. Qua intanto il percorso, come vedete, prevede le 3 gare, una 10 chilometri, che parte dalla zona Tombaccia, una 10 km che poi come sempre arriva a Fano, una mezza maratona invece che come sapete parte da Mondolfo, passa per San Costanzo e arriva sempre a Fano, e poi la maratona classica che abbiamo già annunciato, che conoscete con le località che vengono attraversate. Intanto qua vedete, c'è chi ha paura del freddo, si è messo addirittura un impermeabile addosso, ma insomma credo che proprio non ce ne sia bisogno, perché il tempo, come vedete, è splendido, non c'è nemmeno una nuvoletta in giro, è un bel sole che sicuramente è da conforto per quanti sono qui a gareggiare. E sono tanti a gareggiare, che provengono da tutta Italia, dal nord, dal sud, e qua insomma c'è una buona partecipazione, oltre che molte società anche marchigiane. E qua l'Atletica Civitanova, che fa bella mostra con tanti bei campioni. Questo è un gruppo che proviene addirittura da Napoli Nord Maratona. Qua abbiamo un gruppo che proviene da Rimini. E insomma sono tanti qua. Il gruppo invece che proviene da Porto San Giorgio. Qua sono anche loro, credo sia un bel numero, anzi forse tra i più numerosi qui di questo evento. Ecco qua intanto altre società che stanno portandosi nel luogo di partenza. Questa è l'Acli Macerata, con lo sponsor naturalmente del Ron Caffè, e qui ormai mancano pochi minuti alla partenza. C'è chi ci pensa, ci riflette un po', dice chissà se riuscirò ad arrivare al termine di questa bella competizione, ma insomma devo dire che comunque c'è un servizio sanitario, guardate qua quanti sono, un numero eccezionale, tanti sindaci presenti, c'è anche il sindaco di Fano qua, che vediamo che con il pettorale che cercherà di partecipare a questa competizione. Un'assistenza completa con diciamo tante moto al seguito, anche delle tante biciclette che danno una mano. Qua Annibale è sul palco che saluta i presenti, immancabile anche la presenza di Luca Panichi, eccoci qua nelle due partenze, Barchi e Mondolfo. Sulla destra vediamo proprio il gruppo di Mondolfo, a sinistra invece il gruppo di Barchi con le varie moto a disposizione. E questo è anche un campione italiano per quanto riguarda l'attività paralimpica. Abbiamo quindi il contributo del Comitato Italiano Paralimpico, della FISPES, della FISDIR e dell'Antropos di Civitanova. Partono intanto qua con le carrozzine, gli spingitori, e poi qua Luca con la sua carrozzina, sicuramente non agevole fare il percorso. Ecco qua pronti anche
quanto riguarda il gruppo da Mondolfo, partono prima i disabili con le varie guide, naturalmente ci sono dei non vedenti, degli amputati. Attenzione alla partenza, cerchiamo di seguire questo momento che è un momento importante e entusiasmante. Sono partiti, beh, insomma, credo che il numero preciso sia quasi impossibile tirarlo fuori. Qua intanto vediamo il Mondolfo, sono partiti tutti, quindi con il drone non abbiamo problemi a fare queste immagini. C'è anche un problema di sicurezza, naturalmente quando sono in tanti, anche se il drone è soltanto quello leggero, quello da 250 grammi, che può essere utilizzato. E vi dicevo quanti sono, più o meno circa 800 i partecipanti alla maratona, alla mezza maratona lo stesso un 500, ma poi la 10 km, la passeggiata, insomma, per così dire, che poi 10 km sia sempre affrontarli con minimo di preparazione, ne erano tantissimi, quindi complessivamente oltre i 2000 sono partiti per questa competizione. Qui intanto siamo a Mondavio, siamo proprio all'esterno del castello, qua stanno transitando. E vedete, questi sono il secondo e il terzo, cioè Lucchese e Zituni, che sono passati qui. È già passato il primo, il battistrada, Buccilli, Carmine Buccilli, un nome nuovo. Poi abbiamo visto Di Cecco andare giù in discesa. Qui, ecco, dal centro storico, per così dire, dove è il castello, dove c'è quest'arco, gli atleti stanno uscendo da questa zona e poi entreranno invece sotto nella parte storica del castello, dove sono anche delle armi antiche che sono state naturalmente ricostruite. Qua è il tratto in discesa, come stiamo vedendo qui, abbiamo visto passare, oltre che a Di Cecco, Riccardo Quattrini, Boinega, Colangelo, Palmieri. Qua sono tanti, insomma, impossibile qui nominarli. Poi naturalmente con la grafica saremo più precisi per quanto riguarda questo, la definizione dei nomi. Qua intanto vedete gli arcieri. E in alto qua invece abbiamo i tamburini con la clarina o chiarina, come molti la chiamano, strumento antico medievale usato anche nel periodo romano. Ecco qua intanto il tratto in discesa, qua le dame che fanno da contorno, qua invece l'attraversamento della piazza, la piazza attualmente dove è anche il municipio, e qua gli arcieri molto seri, vedete, nella loro parte. E qua anche un bel pubblico che assiste, anche questo bimbo qua che batte sulla testa del papà col suo tamburo. E qua ancora il gruppo di disabili, ancora qua le dame storiche, guardate che bei vestiti. C'è anche chi ha la voglia di fermarsi, di abbracciare qualche dama. E qui naturalmente siamo ora ai primi chilometri, poi bisogna vedere che succede verso il 30° chilometro, tutto cambia. Ecco qua altre immagini del centro storico. Poi passiamo ad Orciano. Non abbiamo questa volta rappresentanti in costume come nelle altre volte che abbiamo visto, ma c'è chi suona, chi si diletta qua ad allietare il passaggio dei nostri musicisti con una bella fisarmonica, una bella strumentazione, devo dire, e quindi c'è un momento così lieto un pochettino per tutti. Qua chi si diletta a fare qualche foto nel passaggio, qua sono naturalmente foto da conservare. Questo naturalmente è un ciclista che si è fermato per fare queste foto, sono amici che stanno correndo qua, la bella chiesa qui di Orciano. Poi tratto in discesa, si va giù, qua vedete le pendenze
non mancano tratti di salita, discesa, quindi questa è una maratona non semplice, che però è suggestiva, la maratona dei valori, dice Annibali e i suoi amici, ed effettivamente qui di valori ce ne sono tanti, la solidarietà in primo luogo, e qua ancora questo tratto, stiamo seguendo qui ora anche il gruppo femminile, con la seconda telecamera, e c'è questo cagnolino, guardate via come va via tranquillo, il padrone lo lascia lì senza guinzaglio, anche perché il traffico è chiuso, quindi non c'è nessuna macchina che transita o moto. Qua intanto Federica, abbiamo già visto anche a Numana, ed in testa c'è la Maria Vracic, la ragazza croata che ha già partecipato, se ricordo bene, a 5 edizioni della Colle Marathon, vincendone molte. Qua il gruppo con i vari pacemaker, qui siamo naturalmente al di sopra delle 3 ore per quanto riguarda la maratona. Eccoli qua, i numeri neri per così dire sono della maratona, rossi sono quella della 10 e verdi sono quella della mezza maratona. Qui quindi questo numero, vedete, di colore nero. E qui vediamo Cecilia Natali, che proviene da San Giovanni in Persiceto, Gatti Rundagi. In un primo tempo avevo letto Gatti Randagi, ma insomma poi dopo mi sono corretto. Qua intanto la Estel Veronesi, Modena Runner, col pettorale 370. Ancora questa società invece 330 km road trail addirittura. E la Amaranti, società marchigiana della Moretti Corva, di Sant'Elpidio. E via via, questa, credo che siano due gemelle questi qui della società Caraffa Sport. Beh, ancora c'è tempo per correre la maratona, ci sono molti chilometri da fare, quindi c'è tempo anche per scherzare, per sorridere. Qua questa ragazza bionda fa parte di un bel gruppo. Eccoci qua intanto con altri protagonisti, sempre la Cilla della Porto San Giorgio Runners, con un gruppo molto affiatato. E qui ancora siamo a San Giorgio di Pesaro, questa località che è molto tranquilla, abbiamo visto, con delle opere d'arte, un bel centro storico, un percorso qui con le mura ben conservate. Ecco qua il battistrada Carmine Buccilli, società etrusca, società laziale, che viene su in questo tratto di salita, accompagnato, come avete visto, da una telecamera che segue, che manda in diretta le immagini, Matteo Lucchese in seconda posizione, seguito da Zituni, che lo segue come un'ombra. Quelli qua che hanno fatto il giro del centro storico ed escono ora, ritornano qui davanti alla cattedrale, davanti alla chiesa. E poi qua è Alberico Di Cecco della Vini Fantini, la Vini Fantini che qualche anno fa aveva anche una società professionistica di ciclisti, questo è Cristian Carboni, Grottini Team Recanati. E poi ancora Luca Boinega, Atletico Urbania, quindi siamo a due passi qui da queste località. Palmieri della Spice Run di Jesi, mi pare che Palmieri lavora in banca, quindi ha tempo per l'allenamento. Qua intanto altra coppia che sta transitando, questo è Nardi e Angelini di Imola Sacchini, Lorenzo Nardi che proviene invece da Servigliano, qui Di Santo, Mariani, Trappè, Nardi, Bartolini, insomma altro gruppo molto affiatato. Qua gruppo di Servigliano parlo, naturalmente, che ha diversi atleti anche di discreto valore, e così inoltrano anche loro per il giro delle mura. Qui Catalano, pettorale numero 7, seguito da Stefano Di Cerreto, Atletica Cattolica, questo col Barbone, e Simone Longarini dell'Atletica Civitanova. E qua altro terzetto con Sorcinelli, Silvestri e Di Russo, Sorcinelli qui con la 299. E ecco la prima donna, la Maria Vracic, di cui abbiamo già visto qualche altra immagine. Croazia, la sua nazione, grande passione, ormai anche lei ha superato i 40. Qua altro terzetto che sta andando giù, vedete ora qua Olivi che sta distribuendo l'acqua anche lui. Insomma, sono diverse le società che sono state impegnate qui della zona per dare una mano. Ed ora siamo a Piagge,
Bellissima anche questa torre, che viene ben conservata. Qui sorvoliamo col nostro drone, bellissima giornata. Passaggio di Carbone e di Cecco, gli altri sono già passati, Lucchese e Zituni, quindi siamo col qua di Cecco subito dietro, segue Carboni, questo è Boinega, quindi Buccilli in prima posizione, poi Lucchese, Zituni secondi e terzi, Carboni è quarto, Di Cecco è quinto, e questo è Palmieri che sta andando ancora molto bene. Mi pare che sia la sua prima maratona addirittura, ha scelto questo percorso non semplice, ma sicuramente attirato dalla bellezza di questi centri storici. Ecco qua intanto le due immagini, sulla sinistra il passaggio qui di Piagge e sulla destra invece quelli che sono i battistrada, Carmine e Buccilli, abbiamo visto, poi Lucchese e Zituni in seconda e terza posizione, la coppia, vedete che Buccilli, guardate, non cede un attimo proprio, sempre con la massima attenzione, ma chiaramente vuol fare bene, è un atleta che ha un bel trascorso, poi lo sentiremo al termine in una intervista che abbiamo fatto con lui. Qua intanto stiamo sorvolando l'azienda agricola Guerrieri, 48 ettari di vigneto, qui si produce anche dell'ottimo olio, insomma del miele, insomma c'è di tutto, un'azienda che poi fa anche nel periodo estivo diversi eventi artistici e culturali. Qua intanto posto di ristoro, passaggio qua del battistrada che stiamo vedendo, eccolo qua al volo, un po' d'acqua, nient'altro, qua Zituni sempre in seconda posizione, seguito da Lucchese, Avis Castel San Pietro, società bolognese. Intanto siamo al 21esimo chilometro, avete visto l'orologio, sono le 10.08, quindi un buon passaggio al 21esimo, poi la metà gara è un pochettino più avanti, qui a circa 100 metri, qui dopo il posto delle fragole, qua sale su Zituni, osteria dei podisti, e seguito sempre da Matteo Lucchese. E rieccoli che scendono qui in questo, dopo aver fatto il giro su della piazzetta, qua Carboni, seguito da Di Cecco, che è lì a pochi metri, sembra un pochettino più affaticato naturalmente Alberico. Qua intanto questa è un'opera d'arte di Nazareno Rocchetti, artista maceratese. Ecco altre immagini qui di Cerasa, che abbiamo già visto, con le bellissime fragole offerte dai pensionati locali. Eccolo qua, il battistrada, il nostro Carmine Etrusca, società. È un atleta che ha fatto anche buoni tempi nella maratona, 2 ore 17 qualche anno fa naturalmente, ora l'atleta ha 42 anni quindi non è più giovanissimo, ma insomma sta andando molto bene. Qua intanto vedete il pettorale rosso, quindi la gara dei 10 km, Quaderne qui seguito da una guida, è un non vedente. Qua invece sempre per la rossa è il battistrada, Simone Colasuonno, Mirko Cimarelli, Coscamerino, invece per la mezza sta scendendo Camerino, c'è un bel gruppo di podisti anche giovani, questo è Bertini, Fanecorro, Tonelli, sempre per quanto riguarda la mezza. Ora stiamo vedendo le immagini naturalmente della mezza maratona, Giuliani e Pettinelli stanno scendendo giù anche loro, questo è Angelo Amoroso, Atletica Civitanova, ma qui ancora c'è, ce n'è ancora di strada, questo è Mirko Pettinelli, Ferroviere. Qui sono due atleti non tesserati, quindi non sono tesserati per nessuna società, che reggiano con una speciale card. Chiara Camporesi intanto è la prima donna in questo momento, sempre della mezza. Questa è la Crostelli, Marotta, Mondolfo, Ran, le due località, Marotta e Mondolfo, uno sul mare e l'altro in collina. Questa è la Cuscini, Cinque Cerchi, che è un pochettino più avanti rispetto alla Crostelli. Eccoli qua, questo è un bel gruppo, dove naturalmente anche per la Cuscina è più facile correre. Ecco qua la battistrada, la Camporesi, Dinema Sport, società di Rimini, un bel gruppo sia a livello maschile che femminile. E qua intanto sta arrivando il primo classificato della mezza, della half marathon,
Marco Bertini, fanno correre Tonelli, Luigi Tonelli, Mirko Cimarelli, il secondo classificato con Scamellino. Vedete che sono cambiate le posizioni rispetto al passaggio che abbiamo visto pochi attimi fa. Terzo, Angelo Amoroso, che ha rimontato una posizione. Mirko Cimarelli, eccolo qua, che sta transitando. Quinto, Nicola Morini, che va a prendere la figlioletta e arriva dopo aver fatto i 21 chilometri con la figlioletta in braccio. Vedi là anche il tempo, stiamo vedendo sulla sinistra c'è il cronometro che sta girando. Luca Giuliani è il sesto per quanto riguarda sempre la mezza maratona, 1:19. Davide Biagini, sempre di Urbania, settimo classificato. Un buon pubblico anche qui ad assistere questa competizione, giornata stupenda, anche in piazza abbiamo visto molta gente lì a prendere magari un caffè, un cappuccino o un aperitivo. Questo è Andrea Marini, osteria dei Buddisti, decimo posto per lui, e ancora deve arrivare la prima donna, quelli qua tutti in attesa. Eccola qua, Chiara Camporesi, Dinamo Sport. È un bel afflusso lì tra fotografi, cineoperatori e poi tanta gente col telefonino, insomma, che si mette in mezzo, quindi ci impedisce anche a volte di fare delle immagini ben precise. Il Cuscini in seconda posizione, Carboni in terza piazza, che ha rimontato diverse posizioni. La Crostelli, che dovrebbe aver perso una piazza rispetto alla visione precedente, quarta comunque. Questa è la Brunacci, sempre di Urbania, quinto posto, 1:36:31. La Biagini. E ritorniamo a vedere la maratona. Qui c'è un abbraccio tra il sindaco di San Costanzo, Filippo Sorcinelli, e Annibale Montanari, che vuol dire tutto naturalmente, un grazie, che se si conoscono ormai da anni sicuramente, però il lavoro che fa Annibale è un lavoro da ringraziare 100 volte. Qua intanto vedete queste immagini stupende, dove già sul fondo si vede il mare, la linea del mare. Qua la bellissima piazza con una bella fontana, una bella torre, e c'è anche musica. E intanto arriva anche il battistrada, Buccilli, Carmine Buccilli, che transita, vede, anche questa volta un bicchiere di acqua, se lo getta anche un po' sul collo e via di corsa. Un bel servizio, vedete, con posti di ristoro abbondanti, dove non manca. E intanto la seconda e terza posizione, sempre per Lucchese e Zituni. Zituni, che ha corso la maratona diverse volte, l'ha anche vinta, ricordo un'edizione con il precedente arrivo, non qui nel Pincio, dove c'era la figlioletta che ha concluso gli ultimi metri con il papà. Intanto abbiamo visto anche l'azienda agricola Bruscia, 4 generazioni che produce dell'ottimo vino biologico. E qua intanto la battistrada, la Maria Vrajcic al comando. Qui il passaggio, eccola qua, a San Costanzo, anche per lei un po' di acqua e via, e si continua a correre. Qui siamo più o meno, ora c'è il tratto in discesa, diciamo, i saliscendi sono terminati. Qua il Palazzo Municipale, poi in seconda posizione c'è la Bertino della Podistica Torino, una bella azione, molto leggera. In terza posizione Federica Poesini, Federica Castello, società di Firenze, anche per lei acqua in testa e via. Qua invece vedete la Mariani, cerca un po' d'acqua anche da mettere nelle gambe, ecco, va a mettere i bicchieri nel posto giusto, ancora un po' d'acqua e si riparte. Chiara Mainardi invece non prende nessun tipo di sostanza, nessun'acqua, continua a correre, piuttosto rigida con la parte superiore, ma efficace. Crescentini qua nell'Arxus Rimini, ancora altro passaggio, la Pacini, qui sono passati già diverse atlete. Questa è invece la Pierini, Veronica Pierini di Urbino, acqua in testa e via anche per lei. E qua invece c'è la nostra Laura Boinega, atletica Urbania, che si ferma tranquillamente, si dà una rinfrescatina e poi riparte. L'azione è piuttosto sciolta questa della Boinega, potrebbe far meglio a mio parere anche su queste distanze. E ritorniamo a vedere il secondo e il terzo, sono sempre loro fianco a fianco, insomma, cercano di arrivare al termine. Naturalmente c'è ancora un po' di strada da fare, però diciamo la parte
più difficile è stata superata. Ecco qua intanto il nostro Carmine che sta vedendo il mare sul fondo, vedete questa immagine, 32esimo chilometro, quindi una decina di chilometri per concludere questa gara. E però attenzione che i grandi, tutti i vari protagonisti, poi dopo più chi meno, attorno al 35esimo, 38esimo chilometro, potrebbero avere qualche momento di crisi. E Buccilli sembra che non ne abbia crisi, insomma sta girando in modo regolare. Eccolo qua, cerca di tagliare qualche curva. E qui siamo qui nel luogo dove sono partiti i 10 chilometri, chi ha fatto la 10 chilometri, dalla zona Tombaccia. Siamo a 10 chilometri dalla conclusione, la Boinega, qua che abbiamo visto prima dissetarsi, ora ha ripreso la sua marcia. Questa è la Veronica Pierini, che parla lì con il nostro operatore, che era in moto. L'operatore dice, ma ancora ce l'hai di energia? Ma insomma, vedremo un po' come finirà poi questa gara. Qua intanto la Pacini, di Faenza, e qua l'atleta di Rimini, la Crescentini, pettorale 44, anche lei, vedete là sul fondo il mare. E qua i pacemaker che stanno transitando, qui siamo sopra le 2 ore e 30, è un bel gruppo anche questo dove ci si fa compagnia per arrivare in fondo. Chiara Mainardi, che abbiamo visto al ristoro, la ricorderete, a San Costanzo, dove ha tirato dritto. Ancora qui con la Mariani. E siamo a livello femminile, quindi abbiamo la Vrajcik in prima posizione, la Bertino in seconda, la Poesini qua in terza piazza. Prima era in seconda e ha perso una posizione attorno al 20esimo chilometro. La Mariani è quarta, la Mainardi quinta. Ecco qua la Chiara Bertino, che la troviamo in seconda posizione. E qua intanto questo passaggio che è stato costruito addirittura per cercare di non attraversare la statale 16, ma si passa sotto, poi si ritorna dall'altro lato. Qua intanto il fiume Metauro. Giornata splendida, vi dicevo, anche c'è qualche coraggioso lì a prendere un po' di sole, mentre i nostri atleti qua stanno correndo qui nel lungomare. Qua la Maria che sta attraversando qui questa zona dove vedete sono diversi stabilimenti balneari. Qui siamo nel tratto del lungomare, c'è una bella pista ciclabile, eccola qua. Qui siamo circa 3 km e mezzo dall'arrivo. Qua intanto Buccilli è sul tratto proprio che fiancheggia il mare, nella passeggiata, vedete che proprio al di là insomma c'è la scogliera di protezione, qui c'è il porto turistico. E in fondo c'è una statua che raffigura un giovane greco, realizzata dallo scultore di Sippo tra il IV e il II secolo avanti Cristo. Qua intanto qualche immagine del mare. E ritorniamo a seguire il nostro battistrada Carmine Buccilli, vi dicevo, 42 anni. Quello qua sta transitando, del 92, quindi 42enne. Ecco qua, ora sì, ci inoltriamo nel centro storico, ormai siamo a pochi passi dall'arrivo, c'è da attraversare la piazza. Ecco qua la famosa statua dell'imperatore Cesare Ottaviano Augusto che troneggia, eccoci qua, ora pronti per l'arrivo. Ed ecco qua tra una marea di fotografi e telecamere l'arrivo del Carmine Buccilli, che conclude al primo posto in 2 ore 27 e 54. Eccolo qua, festeggiato, un po' provato devo dire. Insomma, non ha mollato un metro, non ci sono stati cedimenti, atleta di grande esperienza. Secondo posto per Matteo Lucchese, ecco qua il tempo, 2 ore 33.08. Grandissima gara, anche perché sono al ritorno da poco tempo, perché è stato un anno di infortunio praticamente, uno strappo, quindi sono veramente contento. Ero già venuto qui nel 2022, era una gran manifestazione, dovevo fare terzo, oggi secondo, chissà che in futuro. fantastico. E in terza piazza c'è Jeunesse, Osteria dei Podisti, ecco qua il suo tempo, una bella soddisfazione per lui. La dura? Manca competizione, quest'anno la seconda gara, tu sapevi, prima gara la domenica scorsa, c'è qualche problema prima dell'infortunio. Comunque, terzo con quelle ragazze va bene per me.
E andiamo a vedere anche l'arrivo qua di Christian al quarto posto, 2:39:21. Sentiamo un po' la sua soddisfazione. Dopo la mezza del Conero, eccoci qua, una bella prestazione. Sì, ho fatto il mio personale qua da Colle Marathon, il tempo così l'avevo fatto simile nel 2017, quindi ci sono. Domenica ho fatto un assaggio del passo gara e oggi l'ho rispettato. Ottima la prova anche di Alberico, cinquantenne. Passano gli anni, ma Alberico non molla mai. No, molla. Però non perde la passione, quindi veramente è casa mia. Qualunque posto ci sia una maratona, mi sento a casa e devo dire che la gente e il calore del pubblico, nonché dei podisti, dei miei colleghi podisti, mi dà sempre le motivazioni per riprendere, allenarmi. Ma l'avevi mai fatta questa Colle Marathon? No, questa mattina infatti mi hanno presentato come esordiente. Ho trasalito perché mi mancava ed è stata una gran bella esperienza. 50 anni anche per il nostro qua Riccardo Quattrini, il gruppo podistico Lucrezia, che ha fatto anche lui tantissime gare, qualche problema al ginocchio da quello che vedo come cammina, ma comunque una buona prestazione. Poi c'è Boinega che arriva qui da Urbania, dopo dietro di lui c'è Colangelo, Caraffa Sport e a braccia larghe Catalano, 2:55:27, siamo ancora sotto le 3 ore, una buona prestazione. Michele Sorcinelli è l'11esimo, anche lui gruppo podistico Lucrezia, vedete anche il cronometro già che ci indica i tempi. Sandro Mariani il 12esimo, società romana, Villa Panfili, Lorenzo Nardi e Trappè, due marchigiani. Poi andiamo a vedere l'arrivo qua di Silvestri, arriva ad Urbino, 15esima posizione per lui. Questo è Simone Longarini, Atletica Civitanova. E dietro ancora c'è Giannassi. Ma intanto abbiamo perso anche l'arrivo di Luca Palmieri, purtroppo troppa gente lì nella zona di arrivo, i giudici poi hanno fatto allontanare il nostro operatore e quindi problemi di immagine. A Sambuchi il 19esimo posto, fanno correre Luigi Tonelli. Ecco qua la prima donna, Maria, che chiude in 3:06:08. Questa mi pare che sia la sua quinta maratona e anche la sua quinta vittoria qui alla Barchifano. Poi dietro ancora, ora andiamo a seguire l'arrivo delle donne, la seconda è Chiara Labertino che ha conservato la sua posizione. Non ha mai mollato, anche lei non è più giovanissima Labertino, ma ancora è efficace la sua corsa. Federica Poesini, Atletica Castello. E Labertino, vi dicevo, una cinquantenne, la Poesini è un pochettino più giovane, qualche anno di meno. Qua arrivano anche i partecipanti alla 10 km, poi c'è la Mariani, Atletica Sinigaglia, quarto posto, la quinta la Mainardi, la Visai d'Urbino, guardiamo anche i tempi. Insomma, tenendo conto delle condizioni climatiche, oggi piuttosto caldo, già corre sotto le 4 ore per loro una buona prestazione. Ed ora sentiremo le varie utilità, poi anche i vari protagonisti, i vincitori sia a livello maschile che femminile. E alle spalle del presidente del CONI c'è Cesare Ottavio Augusto. Beh, insomma, qui è una città che dà molto anche allo sport. Beh, direi proprio di sì. Fano è una città che dà tanto in tantissimi settori, ma devo dire che anche per quanto riguarda lo sport è sempre precisa, puntuale. Ogni volta che proponiamo qualche cosa ci accoglie sempre a braccia aperte, pertanto devo dire veramente grazie. Oggi viviamo una manifestazione importantissima non solamente per il mondo dell'atletica, ma direi per il mondo dello sport in generale. È uno dei grandi eventi inseriti, cioè proposti da poter inserire nei grandi eventi della Regione Marche per il 2024, e penso che questo pubblico che abbiamo visto oggi, oltre che i partecipanti, dimostra che la scelta che abbiamo fatto anche come CONI di suggerire questa manifestazione, penso che sia una cosa azzeccata. Manifestazione riservata anche ai disabili per la mezza maratona, andiamo a sentire il direttore tecnico Mauro Ficerai. Io come rappresentante della FISDIR, quindi della federazione si interessa degli atleti con disabilità intellettiva e relazionale, non abbiamo avuto alcun problema perché la loro attività è un'attività regolare, insomma, senza nessun tipo di adattamento. Infatti devo dire con grossa soddisfazione che
il nostro atleta Simone Colasuono ha vinto anche la gara assoluta. Questi ragazzi, oltre che avere problemi di disabilità, si allenano però in maniera costante? Assolutamente sì, loro sono reduci da un campionato europeo adesso che abbiamo disputato a Lisbona in dicembre, dove hanno conquistato a squadre il terzo posto, e complessivamente Simone è arrivato secondo, ha corso in 1:10, e Parodi ha corso in 1:12, è arrivato quinto, insomma, ecco, quindi tempi sicuramente di rilievo assoluto. Poi per loro, insomma, c'è sicuramente Parigi, sì, ma la Fistissa rappresenta comunque per gli atleti che gareggiano in pista. Sì, noi avremo sicuramente un rappresentante che è marchigiano, tra l'altro, perché è Dieng Ndiaga, che gareggerà sicuramente ai 1500 e bisognerà vedere nei 400. Lui è recordman europeo dei 1500 e anche dei 400 indoor. La Regione Marche ha sostenuto questa iniziativa. Andiamo a sentire l'assessore Stefano Aguzzi. Abbiamo sentito la sua soddisfazione per questa bella manifestazione. Fano è sempre presente. Beh, Fano è indubbiamente protagonista di questa iniziativa, perché è il punto d'arrivo, è la città, diciamo, capofila di questo percorso, no? Quando si parte da Barchi, quindi dalla collina, appunto Colle, e poi si arriva al mare, si arriva a Fano, tant'è che gli anni addietro l'arrivo era proprio sul lungomare, al porto. Adesso è stata scelta qui il centro della città e ne sono molto contento, perché comunque il centro della città di Fano è un luogo meraviglioso, bellissimo, qui proprio sotto l'Arco d'Augusto. Di conseguenza è una grande soddisfazione vedere anche che dopo 20 anni dalla prima edizione, che io premiai come sindaco al mio primo mandato all'epoca, ero sindaco da pochi giorni, è veramente una soddisfazione molto molto grande. E quindi un ringraziamento non tanto e solo ai partecipanti, ma a tutti coloro che in questi 20 anni hanno contribuito al mantenimento, la crescita di questa splendida iniziativa. E San Costanzo ha visto passare una bella manifestazione, perché devo dire il centro storico è bellissimo e tutti hanno applaudito questo passaggio. Grazie, San Costanzo è coinvolto nei nostri due bellissimi borghi e centri abitati. Prima si passa per il borgo storico di Cerase e poi si passa per Piazza Perticari, quindi il borgo storico del capoluogo. Da 20 anni questa iniziativa riempie di gioia, di colori, ma soprattutto di valori che camminano sulle gambe dei nostri maratonieri, quindi siamo molto grati al nostro concittadino Annibale Montanari, nonché presidente e ideatore della Colle Marathon, e quindi San Costanzo è stato coinvolto fin dal primo anno con tutto questo entusiasmo. Siamo veramente grati a tutti gli organizzatori, ma soprattutto a tutti i volontari che sul percorso si impegnano per far sì che non solo ci sia colore, ma ci sia anche tanta sicurezza. Due parole le scambiamo anche con la vincitrice Maria Varajcic. Eccola qua Maria, come è andata? Bella vittoria? Soddisfatta? Sì, sì, sono felice perché sono stata prima, non sono contenta con il mio risultato, ma complimenti a voi. Questo è sport. Io questa è mia quinta volta, quinto vinto a Colle Marathon, e sono felice. Andiamo a conoscere anche il vincitore maschile Carmine Buccilli. Ho chiesto lì, ma chi è questo ragazzo? Ma nessuno ti conosceva, dici un po', quali sono le tue migliori prestazioni? Ragazzo, grazie, ho 42 anni. Ma corri come un ragazzo però. Sicuramente è frutto d'allenamento quotidiano. Ho vinto 2 volte la Pistoia a Betone, 50 km, 4 volte la Strasimeno, 58 km. Ho vinto la maratona a Palermo, a Salso Maggiore, Latina. Sono arrivato secondo e 18° assoluto a New York nel 2015 e ho un personale da 1:16 fatto a Rotterdam e a Berlino. E in più sei militare, quindi hai tempo per allenarti o no? Diciamo che il tempo si trova, o la mattina prima di andare al lavoro o il pomeriggio. Ho 2 figli e quindi negli anni è stato sempre più difficile, infatti i miei tempi poi sono lievitati. Non penso. E risiedi dove? Io vivo a Santa Marinella, vicino Roma, però vengo dalla provincia di Frosinone, Alvito si chiama il paese. Senti, hai cominciato a fare atletica per caso oppure già facevi pista da ragazzino? No, ho iniziato quasi a 26 anni,
però mi sono subito distinto nelle lunghe distanze. La mia prima maratona feci 2 ore e 27 a Roma e poi da lì ne ho corsi una quarantina quasi. Se 42 chilometri vi sembrano tanti, sentiamo un po' chi ne compie veramente una quantità incredibile. Ci sono molti appassionati di ultramaratone, 50 chilometri, 100 chilometri, ma qua Fabrizio veramente forse esageri, eh? No, perché logicamente è sempre tutto programmato, preparato, fatto a modo, con l'alimentazione, tutto l'insieme. Quindi ci sto attento, grazie a Dio non ci ho mai avuto infortuni proprio perché non faccio più di una gara al mese. Un amico mi ha detto, ma guarda che questo c'ha un fisico straordinario. Grazie a Dio, sì. Come ti curi, che fai? Ma non mi curo, grazie a Dio, mi alleno tanto, mangio bene, dormo 8 ore al giorno come i bambini, quindi una vita sana. Mangi bene, che mangi? Mangio bene, seguito chiaramente, carboidrati, proteine, sempre equilibrato, pranzo, cena, colazione. Bisogna starci attenti perché tanto siamo macchine, se non gli dai la benzina giusta. Oggi vedo i palloncini, quindi hai fatto il pacemaker. Oggi è stato un allenamento perché domenica scorsa ho fatto una 12 ore in pista. 12 ore in pista? E quanti giri hai fatto? 89 giri da 1,4 km, quindi ho fatto 131 km in totale, dalle 9 di sera alle 9 del mattino. E poi dopo quando devi andare al gabinetto che fai? Non ci sono andato, ho tenuto duro, ci sono andato prima, poi dopo, anzi ha diluviato, non ho avuto bisogno di fermarmi, andavo al volo, mangiavo, camminavo. Durante la corsa che mangi? Però ti mangi qualche cosa di particolare? Gel oppure dopo i zuccheri, biscotti o barrette, però quelle magari camminando, perché correndo mi rimane difficile. Però mi alimento spesso, capito? Ogni mezz'ora mangio qualcosa. Gel all'inizio fino a 60 km, 70 km, poi comincio con i solidi, parmigiano, pesa di tacchino che è morbida, e quindi si ingoia bene, capito? 12 ore di corsa, e questa è la più lunga che hai fatto? O hai fatto anche... No. Non ti è bastata? L'anno scorso ho fatto l'Ultra Ardèche in Francia, erano 222 km. Con 4.000 metri di dislivello positivo, l'ho chiusa in 35 ore e 53 minuti. Una cosa volevo domandare, ma dopo la moglie che dice? La moglie mi ha lasciato. Perché corro troppo. Ed ora diamo voce ad Annibale Montanari, general manager di questa bella manifestazione. Sì, io ho un gruppo straordinario, devo dire grazie a loro perché abbiamo un patrimonio umano unico, una grande collaborazione con 15 gruppi sportivi e il gruppo nostro con le Marathon ha fatto di nuovo un gran lavoro anche oggi. Però ecco, tutto quello che voglio dire è che grazie ai volontari, oltre 300 volontari, siamo riusciti a fare anche il ventennale. E quello che ci contraddistingue dalle altre maratone, che quest'anno avevamo il campionato italiano paralimpico di mezza maratona, partito da Mondolfo, in più c'è stata quel ritrovo di disabili in piazza 20 settembre, dove sono arrivati 400 metri, sono arrivati al Pincio, qua al Largo d'Augusto. E quello è stato un bel momento emozionante, perché la Maratona dei Valori lavora sulla solidarietà, soprattutto. Anche se siamo tutti protagonisti in quello che facciamo, però lavoriamo sempre per gli ultimi e cerchiamo sempre di far del bene, perché il nostro spirito di amicizia che si è creato vuole fare sempre, soprattutto del bene. Per organizzare questi eventi, lo sappiamo, corre un gran lavoro. La tua squadra sicuramente è una squadra che lavora molto bene, ma dobbiamo ringraziare, non possiamo ringraziarli tutti perché sono tanti, ma insomma c'è qualcuno che tu vuoi mettere soprattutto in primo piano? Io veramente li abbraccerei tutti i 300 volontari, però chi è vicino a noi, soprattutto i vari Paolo, i vari Luca, Massimiliano, Marco Savelli, Enrico, non vorrei dimenticare nessuno, però qui abbiamo un patrimonio umano di risorse
fosse straordinario, veramente. E poi la partenza, dove Claudio Patragnani con il suo gruppo fa un lavoro immenso, senza dimenticare, sottolineare il grande Fabio Francioni, il tecnico che riesce a fare delle cose straordinarie riguardo alla luce, alla corrente e all'acqua che ci serve qui all'arrivo. È da 20 anni che riusciamo a avere questi uomini veramente speciali. Hai avuto anche il conforto di molti sindaci presenti qui quest'oggi? Sì, veramente c'è stata grande partecipazione anche delle istituzioni, dalla regione, provincia. La provincia ha fatto un gran lavoro sotto il ponte e devo ringraziare, ecco, tutti i sindaci che erano qui presenti, che da anni ci sostengono. E poi Protezione Civile, Forze dell'Ordine, le Proloco che hanno fatto un lavoro straordinario, ma la Proloco di Fano che ha fatto la differenza, dove qui ha creato un villaggio straordinario veramente di uomini speciali. Servizio sanitario? Servizio sanitario, grazie a Stefano Ripanti con Futur, ha messo a disposizione 48 uomini con 6 mezzi, tra massaggiatori, medici e infermieri, veramente. Cioè, io penso che nessuna maratona può avere, cioè, un elenco così straordinario, ecco, veramente un elenco straordinario di persone. Non possiamo dire che complimenti, Annibale, e viva la Colle Marathon. Grazie, complimenti li faccio a tutti quelli che lavorano insieme a me da 20 anni, veramente viva la Colle Marathon e viva soprattutto, volevo ringraziare soprattutto, io ho tanta fede, e chi mi ha fatto arrivare qui, ringrazio il Signore che veramente ci ha dato una grossa mano, perché senza di Lui non si fa niente.